carini. No, siamo molto sexy. Non ti preoccupare, ragazzo. Presto sarà qua passata e partiremo per la nostra avventura. Perché io ho annullato gli impegni per te. Tu e io. Ce la spasseremo alla grande! Yeah! Non vedevo l'ora! Salve gamers e youtubers, benvenuti a questa nuova puntata di Far Cry 4. Elimina i nemici e proteggi i campi di papaveri. Cacchio. Lo so, vi ricordate che nella scorsa puntata abbiamo fatto la scelta di aiutare Amira? Grande Ajay, le piantagioni di droga sono il futuro del Kirat. Cosa? Certo, ho bisogno di te. Elimina l'esercito e prenditi cura dei papaveri. E stai attento. Avrò ancora bisogno di te in questa guerra. No, no, la cosa però non mi sta garbando, ragazzi, per niente. No, no, è una porcata assurda quella che stiamo facendo. Io ve lo dico, ma non è che posso, tipo... Io lo farei anche, ma io sarei anche in grado di farlo. Aspettate un momento, ragazzi, aspettate. Oh, c'è ancora il cane, ci mancava. Ho completamente stravolto la mia decisione. Proprio del tutto. Sono arrivato. Vedi quei campi? È ovvio. Brucia tutto. Le piante, il raccolto. Voglio che Pagan, fin dal suo palazzo, senta l'odore della sua ricchezza che va in fumo. Dicevo, ho completamente stravolto la mia decisione. In che senso? Nel senso che ho deciso di non spacciare occhio. Ho deciso che non farò soltanto una persona ogni volta. Farò delle scelte morali che secondo me sono giuste. Proprio secondo me. Quindi dobbiamo fare una missione che è identica a quella di Far Cry 3, dove appunto c'era da bruciare i campi di droga. Perfetto, facciamo la stessa identica cosa, ragazzi, qui. Pronti, eh? Perché ci beccheranno di sicuro, quindi cerchiamo di ammazzarne più possibili gli instead dei nemici, prima di farci beccare come dei coglioni. Pronti, eh? Sì, vabbè, ovviamente ci sono cani anche qui. Abbattuto, ma abbattutissimo. Dov'è? Ti vedo, sti cecchini che si chiudono tanto per paura. Sss. Oh, cacchio. No, te non mi vedi, cane. Oh, can shottato. Ho fatto un dog shot incredibile. E ti prendo anche perché non ho mai preso la pelle di cane. Ah, ho preso semplicemente un pezzo di carne. Non è che i cani ti danno della carne specifica, della roba specifica. No, ti danno dei pezzi di carne. Ma la cosa mi sembra abbastanza random. Vabbè, non importa. Andiamo avanti e cerchiamo di farne fuori il più possibile in stealth. Attenzione, fuori un altro, vai. Questo ci aveva praticamente visto. Era proprio un imbecille, vabbè. Dobbiamo bruciare tutti questi campi di droga. Il problema è... Bestu! Cadetto! Oh, eccone con un altro. E lo facciamo fuori da distanza? No, facciamo fuori lui a distanza. Vediamo un po' se riesco a beccare anche lui qua. No, è troppo lontano. No, ce la faccio! Centrato! Centrati! Sono... Ma veramente Rambo a me... Ma veramente a me Rambo... Proprio lecca i francobolli in confronto a me Rambo, Fuori un altro, vai! Prossimo, dai, vediamo un po' i prossimi. Forse che devo anche finire sta missione, possibilmente, io, Prossimi, dove siete? Ho una Molotov, puoi prendere la Molotov? Non puoi prendere la Molotov, fai schifo. Addio, arrivano tutti. E io faccio così. Ci hai provato tantissimo a fregarmi, vedo. Ci hai provato tantissimo a fregarmi. Vediamo, prendi un altro lì. Sì, è fatto fuori. Ma chi è il cecchino qui? Io sono il cecchino. Dannazione. No, non ci credo, l'ho mancato tantissimo. No, spaccalo. Vai. Vabbè, ormai visto che ci hanno scoperti, chi se ne...
iniziamo a spaccare tutto proprio come si deve, vai. E intanto prendiamo le moto. Oh, non ci hanno scoperti, non ci hanno scoperti, non del tutto. Dai che ne facciamo pure un altro mini stealthy. Fa colpa, un headshot con la... è un arrow shot, arrow headshot. Incredibile, incredibile. I pezzi di carta non li si legge ora, ragazzi. Perché per davvero non c'ho voglia. Dove sei? Vieni, vieni. E sì, vabbè, anch'io però mi faccio capire con un cretino. E quindi vabbè, andiamo a farli fuori. Proprio di brutalità. Che è? Che mi vuol dire ciò? Oh, vabbè, non importa, ammazziamoli, via. Dove siete? Fuori uno. Dannazione. Fuori due, vai. Affitto un cane. T'avevo sentito schifoso. T'avevo sentito, eh. L'avevo sentito bene. Vabbè, facciamo fuori ora sti cosi con un po' di molotov. Vai proprio così a spread, vai. Tanto siamo qui perché penso che sia qui il cecchino. Pensavo male. Qua sotto in realtà. Deve essere tipo qui dentro. E andiamo a farlo fuori allora. Dov'è? Vai, perfetto così, perfetto così. Ancora un altro po' e ti ammazzerò. E io ti spacco tutto senza dirti che sono stonato con una campana. Oh, perfetto, vai, stiamo distruggendo cocaina proprio come se non ci fosse un domani. Che cosa vuol dire questo? Proprio così, a bestia, vai. Aiuto, ce ne sono dell'altro che non ci hanno ancora visto, però incredibilmente non ci hanno ancora visto. Ciechi, ciechissimi, ma non importa, noi andiamo avanti comunque. Dov'è? Qui. Sì, la droga è qui. L'altro pezzo che vuole un altro po' di droga è qui. E basta, fa così, perfetto. Abbiamo distrutto abbastanza mucchi d'occhio, però dobbiamo distruggere i campi ora. Sì, vabbè. Se ci beccano un po' tra l'altro. E allora ci facciamo beccare e basta, via. Li ammazziamo tutti quanti proprio a sparatoria. Vai ancora, un altro. E un altro. Perfetto, ora come lo distruggo sto campo? No, veramente, come lo distruggo? No, veramente, come lo distruggo? Lancio semplicemente così il fuoco. Dov'è? Vuole un altro, vai, prossimi. Fuori un altro, vai, prossimi. Ma perché, porca... Forse devo disattivarlo prima. E vabbè, ovvio che con l'acqua non ce la faccio a bruciarlo. Grazie, ovviamente. C'è da spengere l'irrigazione. Ah, c'è anche il cofano lì, quindi chissene. Poi c'è da... ma non è possibile, l'ho distrutto, ci ho sparato sopra e ha preso fuoco. Ma che... Ma vattene, vabbè. Poi dai, qui l'ho distrutto tutto, mi sembra anche giusto. Lì, ma porca irrigazione. Disattivati, irrigazione del tutto, ma ti sembra possibile per... Disattivati. Ma che cacchio, vai, io la... Prende fuoco, perfetto così. Prossimo campo da far prendere il fuoco. Olè, è così che si killa, bitch. Prossimo, vediamo qui. Sì, qui non c'è un altro campo. Vediamo un po' come si può. C'è da bruciare solo campi a sto punto. Vediamo. Oh, perfetto. Perfetto. Prendiamo anche un po' di munizioni, perché servono sempre, ricordiamocelo. Chi è? Dov'è? Lo ammazzo anche te. Proprio sto italiano, eh. Vai. Olè, proprio in una maniera incredibile. Ma questo può esplodere. E può anche fare un bel casino se non sbaglio, eh. Chi è? Dov'è? Ti vedo. Morto un altro.
il cecchino chi sarà? Quello che ti sparerà. E va, spacca. Ma no, perché spacca? Che esplosione incredibile. E mi curo un attimo perché c'ho paura, altrimenti. Ok, cambiato idea. Dove sei? Vieni, faccio male. Aiuto, prendiamo fuoco qui, prendiamo fuoco assolutamente. Rischiamo tantissimo di prendere fuoco. Dov'è? Ah, eccoti. E mai ti raggiungo e ti ammazzo, ce n'ho di problemi io, eh. Non ce n'ho di problemi, al contrario di te, che io sono il tuo problema. Fammi il favore, c'ho delle armi incredibili, mi sono potenziato con super power ora. Anche te, vai. Prossimi, dove sei? Anche te, vai, headshot. E ora te, dove sei? Vieni, dai, tanto so che ci sei. Come fai a saperlo? Male, fatto fuori un altro. Ci rimane solo un campo da far fuori, che è questo che giurerei di aver già dato fuoco a questo campo. Vabbè, gli diamo un altro po' di fuoco. Prossimi, dove siete? Dove sei? Dai, tanto so che ci siete tutti. Dove siete? Ma dove siete? Beh, l'importante è che... Oh, campo distrutto. Dai, che ora il campo è distrutto. Non può essere salvato in ogni caso, proprio. Ma intanto ammazziamo tutti questi, via. Ma li aspettiamo tranquillamente, gli stealth. Fuoco e fiamme. Missione completata, modestamente. Sabal guida il sentiero d'oro, e vabbè. Io non l'ho scelto per Sabal o per Mira. No. Ah, vai. Io l'ho scelto perché pensavo fosse la cosa giusta da fare. Vorrei essere lì a vederli. Tuo padre non combatteva solo per il popolo, fratello. Proteggeva anche la sua terra. Le nostre anime sono un tutt'uno con la terra e le rocce, ma Amita non lo capisce. Perfetto, ok. Abbiamo fatto una bellissima missione, mi ha divertito molto. C'erano tanti nemici, si sono ottenuti tanti punti di esperienza. Vediamo se riesco a fare questa kill incredibile. Non sono riuscito a fare questa kill incredibile. Volevo saltare e fargli l'uccisione in volo, ma non ce l'ho fatta. Povero me, metta piro. Vabbè, posso prenderlo? C'è il tesoro lì, infatti, lo vedo sulla mappa. Perfetto. Abbiamo ottenuto soldi e robe varie. Dunque, prossima missione fattibile, quale sarà mai? Dunque, abbiamo la missione Y, quella con Yogi e Reiki, che non so chi cacchio siano. Abbiamo la missione di Huluk. C'abbiamo la missione... Ah, probabilmente farò la missione di Longinus, perché questo cos'è? Varshakot, fortezza di Depleur, molto difficile. Gioca in coop, rilancia la sfida, oppure indebolisce la fortezza completando altre missioni principali. Sarà ricompensato con tanti punti esperienza. Ottimo. Dunque, io direi di fare la prossima missione quando mi verrà data, ovviamente. Quindi, per il momento, io mi dirigerei che devo completare ancora metà mappa. Cioè, ho completato veramente un quarto di mappa, quindi anche più della metà. Io direi di andare. Visto dove sono io? Dove sono io esattamente? Sono qui. Quindi io direi di teletrasportarmi lì. Conquisto sta stazione. Conquisto di nuovo sta torre. E poi faccio Huluk. Facciamo Huluk, d'accordo? Huluk, via. Non mi viene mai il suo nome, maledizione. Quindi, ragazzi, la missione finisce qui. È stata una bellissima missione. La prossima missione sarà quella di Huluk, a meno che non ci diano un'altra missione primaria, nel qual caso andrei subito a fare quella probabilmente. Quindi voi mettete mi piace, condividete, commentate, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Vi voglio bene, ciao!